Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro che abbiamo chiamato incontro di percorso di sorpresa meditativa. L'idea di questa ora sarà di andare insieme in un percorso, infatti, di meditazione creativa, che sarà basato su delle immagini visuali. E quello che faremo è che guarderemo queste immagini e io farò una piccola meditazione guidata con dei pensieri, un po' semplicemente una guida per dove focalizzare la nostra mente. E poi sarà completamente per voi di trovare il vostro percorso e le vostre esperienze in questa meditazione. Perciò l'idea sarebbe di fare due cose. Uno, di ascoltare, vedere, usare comunque i sensi fisici per portarci in uno stato meditativo che è al di là dei sensi fisici. E la seconda cosa è di osservare il nostro noi stessi nel percorso, osservare i nostri sentimenti, come sentiamo mentre andiamo in questa parte, in questo angolo dell'immagine, cosa mi viene come pensiero, cosa mi viene come associazione mentale con questa immagine, perché le immagini praticamente ci ricordano delle cose, ci dicono, ci danno un messaggio. Allora, pensavo che possiamo fare tre meditazioni, vediamo come va con il tempo, e poi ci sarà anche possibilità e opportunità per voi di condividere i vostri pensieri, le vostre esperienze, se volete. Comunque, come dicevo, l'obiettivo è proprio di fare delle meditazioni creative, visualizzazioni insieme, con l'obiettivo di arricchire la nostra qualità della meditazione, sia dal punto di vista di concentrazione, oppure di esperienza stessa. E con questa pratica, diciamo, di arricchire la nostra meditazione, l'obiettivo di meditare stesso, l'obiettivo stesso è di poter rinforzare le qualità dell'anima, del sé, così che la nostra pace, l'amore, la gioia e tante altre qualità possono essere rese, diciamo, in prima fila nella nostra coscienza, disponibile per noi. C'è nel nostro movimento durante tutta la giornata, mentre stiamo facendo le cose che facciamo sempre. Perciò, adesso vediamo la prima meditazione e quello che farò è che vi faccio vedere, condivido nello schermo questa immagine e poi mi muoverò un po' l'immagine così che da zoom in, da focalizzare un po' di più su una parte o un'altra. E allora la prima meditazione si chiama Il ponte, e adesso vi faccio vedere. Ecco. Ups. Ecco. Ecco, spero che riuscite a vedere questo. È un disegno che, cioè, nella meditazione noi
L'obiettivo sarà di salire da una parte e andare dall'altra. E faremo questa come una meditazione guidata, perciò vorrei suggerire che trovate un posto, magari se siete con altre persone o siete in un posto, trovate un posto che potete focalizzarvi e sedervi in una maniera che questo diventa il focus della vostra attenzione, perché è molto importante praticare proprio la concentrazione. Allora, prima che entriamo nella meditazione, guardate un momento a questa immagine e trovate la vostra posizione. Dove siete nell'immagine? Perché questa immagine è un nostro percorso per i prossimi 10 minuti, qualcosa circa, forse un po' di più. E allora, dove siete? Dove vi trovate? Da quale parte? Siete sul lato sinistro, qui, dalle scaline, o siete dalla parte destra? Ok. E quello che faremo è che attraverseremo questo ponte. E potremo chiedersi, prima di tutto, io dove sto? Secondo, dove sto andando? E cosa c'è dove sto andando? Perciò come un po' una base, un focus della nostra meditazione, del nostro percorso, di tenere un po' queste domande. Perciò lo faremo senza musica, e allora se voi avete della musica da voi potete metterla o potete rimanere nel silenzio, va bene qualsiasi cosa. Va bene, qualcuno ha delle domande o entriamo adesso nella meditazione? Va bene, se qualcuno ha una domanda può anche scrivere nel chat. Allora, per ora entriamo nella meditazione. Perciò, come facciamo sempre, la prima cosa, il primo passo di tutto è di trovare una posizione fisicamente per il corpo comodo, rilassato, così che posso parcheggiare il corpo ed entrare nella meditazione creativa, entrare nel cammino che con la mia mente io mi porto in questo luogo. Perciò, utilizzando il supporto dell'immagine, dei colori, del messaggio che questa immagine possa darmi e anche di osservare i pensieri che potrei avere durante questo percorso. Perciò con un respiro profondo mi connetto con il mio mondo interiore. I muscoli si rilassano e io divento completamente presente per me stessa. Mi chiedo in questo momento come mi sento. Sono pronta.
o pronto per fare un percorso di riscoperta. Di tanti tesori interiori. Una volta che mi sono posizionata nell'immagine, con gli occhi rilassati, guardando l'immagine, inizio a salire le scale. Queste scale mi invitano a lasciare la terra del luogo. Lo spazio che ho occupato, forse durante la giornata, oppure per tanto tempo. Uno stato mentale o un coinvolgimento che ha occupato non solo la mia mente, ma anche il mio cuore. Metto il mio piede sulla prima scalina. E comincio a scendere, comincio ad ascendere piano piano. Ogni tanto guardo in fondo all'acqua che passa. Guardo agli scogli. Guardo alla terra che diventa più lontana. Con ogni passo sento più distante da tutto ciò. Che mi coinvolgeva emotivamente, mentalmente. Il mio obiettivo può essere di sperimentare le mie qualità originali. La pace, l'amore. L'esperienza di essere amorevole e distaccata. E posso guardare alle montagne e alle colline nella distanza. Posso la mia visione si apre.
Non mi limito alla mia storia, alla personalità limitata. Mi porto oltre, guardando la luce del sole, questa luce che mi incoraggia. E mi dice che sono luce anch'io. Mi dice che ce la posso fare. E con ogni passo mi sento più leggera. Mi guardo indietro, quello che viene dal mio cuore sono buoni auguri. Per ogni persona, ogni momento, ogni esperienza. La saggezza mi dice che non posso cambiare il passato ed è sensato lasciarlo scorrere come il fiume, con benedizioni e buoni auguri, mentre io continuo il mio percorso. Quando arrivo alla parte più alta del ponte, mi fermo un momento e sento la sensazione, i sentimenti, i pensieri che posso avere in questo momento. Com'è stare né da una parte né dall'altra. Questa sensazione può portare un momento di sentirsi persi, ma dall'altra parte mi rende autonomo. Spiritualmente indipendente. E da questo punto in mezzo che posso valutare realmente dove sto andando?
e la mia intenzione pura di averlo scelto. Quando comincio a riscendere dall'altra parte, qual è la consapevolezza che vorrei mantenere presente nelle interazioni? Nelle mie scelte. Stare sul ponte mi dona l'esperienza dell'amore e di stacco. Appartengo a tutte e due e a nessuna. E adesso comincio la discesa dall'altra parte. Cosa è che porto con me? Come consapevolezza che mi aiuterà a mantenere la presenza del sé fortemente nella mia vita. Era sulla parte più alta del ponte che il sole è più vicino. Più caloroso. E mentre scendo, mantengo quel calore nel mio cuore, sapendo che quello che sta nel mio cuore guiderà la mia vita. Piano piano scendo le scaline e arrivo di nuovo sulla terra, sul campo, il campo d'azione dove posso seminare dei semi. Nutrienti. Che portano un'abbondanza spirituale nella mia vita. Piano piano mi distacco dall'immagine. Muovo le mie mani, piedi, riporto la sensazione del corpo fisico
e divento presente insieme al gruppo. Perciò questa è la prima meditazione e se qualcuno vuole dire o condividere qualcosa è benvenuto in questo momento e poi cominciamo con il secondo, la seconda meditazione. Quello che potete fare anche per voi stessi. Se avete un foglio e penna, scrivete per voi stessi per un momento quali sono state le... Cioè, potete scrivere delle parole chiavi che sono rimaste con voi in questo momento. Perciò magari prendete un attimo solo per scrivere quello. Bene, grazie, Daya. Ok. Questi percorsi che faremo insieme sono semplicemente per dare un po' un'idea a come possiamo rendere la meditazione creativa per noi stessi, anche senza immagini, che possiamo utilizzare le immagini nella nostra mente per portarci nell'esperienza, per portarci in qualcosa che è può essere nel subconscio anche, no? Che abbiamo bisogno di riconoscere e capire. Dice Roda. Ok. Infatti, grazie Roda che dice sono rimasta bloccata e non potevo salire, mi girava la testa. Infatti, guarda, ogni esperienza è valida, cioè che nel senso che anche di aver osservato questa cosa, di prendere nota semplicemente, di osservare, di accettare che c'è questo e magari in un altro momento di riprovare e di vedere che cosa è che mi sta bloccando. Magari non sono quelle scale che voglio salire, magari è qualcos'altro che per me è il momento di fare. E a volte ci sono delle cose in quali siamo coinvolti, possono essere tantissime cose, no? Che ci trattengono in un modo o l'altro, oppure che noi tratteniamo quelle cose. Perciò non è né buono né male, è semplicemente di vederlo, osservarlo, accettare e poi di vedere cosa viene per fare. Questa è la cosa importante. Perciò grazie per la condivisione. Ok, adesso facciamo la seconda meditazione e adesso vi condivido questa qui. Aspetta. Ok, spero che vedete quello che dovreste vedere è che sembra come una caverna, una grotta, oppure un tunnel. Come volete vedere, che la persona è entrata da fuori e questo tunnel che è
un invito a vedere quello che c'è dentro di noi, un po' come non è un labirinto, ma è un percorso che ci porta proprio al centro del nostro cuore, al sé. E allora il soffitto semplicemente dimostra un po' la parte interiore. Perciò se uno non piace molto l'idea del tunnel o della caverna o della grotta, semplicemente è uno spazio interiore. Perciò, ecco, dice Angela, ero curiosa e gioiosa ogni passo, ma arrivata lassù in cima, la pausa a mirare il passaggio tutto sotto, intorno è stato bellissimo. Grazie Angela, questo per la meditazione precedente. Bellissimo. Allora, in questo qui è uno spazio di silenzio e quello che faremo è di vedere che proprio fare questo passo da fuori a dentro, che a volte è un passo più lungo, però una volta dentro, l'obiettivo è di arrivare al nostro cuore, perciò che è questo cuore luminoso che con ogni passo andiamo sempre più all'essenza di noi stessi. Perciò siete pronti per questa meditazione? Allora, trovate di nuovo uno spazio comodo, prendendo un respiro profondo. Sperimentando che al di fuori dalla mia coscienza, dal mio mondo interiore, c'è tutto il mondo materiale, la dimensione di persone, suoni, tempo, attività. Responsabilità, orari, tutto quello esiste al di fuori. Ecco, e con un passo entro e mi posiziono all'entrata del mio mondo interiore. E tutto attorno a me sono i colori e le sfumature delle varie qualità del sé. Quali sono queste qualità? Guardo un momento ai colori che mi attirano l'occhio. Che cosa rappresentano per me? Ci sono altri colori che
che vorrei aggiungere. Sfumature che renderanno il mio mondo interiore ancora più bello. Prendo un momento per apprezzare tutto ciò. Tutti i raggiungimenti, tutte le qualità del sé, l'anima, l'essere vivente, l'essere di pace. Che ha fatto il percorso attraverso l'eternità. E poi, con dei passi, entro un pochino più dentro, finché arrivo nel percorso verso il cuore. Con piccoli passi, mi rendo conto che l'essenza del sé è la profonda purezza, amore, beatitudine. È una pace ininterrotta. E con ogni passo che mi avvicino al centro, sperimento le vibrazioni del mio cuore spirituale sempre di più. Amore, purezza, beatitudine, pace. Il mio cuore è rinforzato e nutrito della mia presenza. Più mi trovo nel mio cuore, l'energia si moltiplica e trabocca, entrando in ogni mia interazione.
In ogni passo, in ogni sguardo, il mio cuore e anche il veicolo per portarmi direttamente al cuore del Supremo. Suo cuore. È una fonte di un amore illimitato. Di un abbraccio spirituale che mi avvolge completamente. Qualsiasi ferita nell'anima viene guarita. Per sempre. Stare nell'essenza cioè nel mio cuore mi dà una contentezza che profonda e da qui. Dal centro del mio cuore. Adesso guardo al mondo al di fuori. Mi l'energia e la luce esce. E si sparge ovunque. E anch'io adesso riconoscendo questo spazio sacro del sé. Piano piano prendo contatto di nuovo con il mio corpo fisico e con quello che mi circonda. Om Shanti. Perciò questo è un altro modo che possiamo fare, dice Daya. Al centro mi guardavo sempre a destra e a sinistra e a un certo punto si rischiava di inciampare perché c'erano dei solchi. Non so cosa sono i solchi, cosa sono i solchi, Daya.
Comunque la cosa importante è proprio di entrare dentro, no? Questo è proprio l'obiettivo di stare dentro, entrare e stare. E così e dice Daya, poi mi sono trovata su un sentiero levigato e liscio. Bene, questa è la cosa importante anche. Benissimo. Bene, allora potete scrivere che allora, Solci cioè non era liscio, tipo montagnette, ok, di asfalto, capito, grazie. Ok, dice Angela, sono fessure nel terreno. E poi dice Dea, ho aperto una porta fucsia a destra. Bellissimo. Bellissima immagine. Infatti si può vedere ognuno di quei quadratini del muro e del soffitto come una porta. Questa è una bellissima idea. Che infatti è questo che con le immagini oppure quelli già disegnati o quello che possiamo disegnare noi o possiamo visualizzare nella nostra mente, non c'è limite. E questa è. E poi mi sono seduta a meditare verso la fine, mi sono ritrovata a lavorare a Uncinetto, cosa uncinetto? Scusate. Comunque, grazie, Dea. Ok, adesso allora guardiamo all'ultima meditazione che sarà comunque breve, con i ferri tipo tovagli, centrini, eccetera. Ok, benissimo. Ok, allora questa ultima meditazione sarà una meditazione sulla gioia o sulla libertà, su come una danza. Adesso vediamo se si ritrova l'immagine. Aspetta, so dove è andata, vediamo. E questa immagine praticamente è un'immagine che in quale possiamo vedere noi stessi e stare nello stato di gioia. Allora, aspetta che penso che ecco. Allora, in questa immagine quello che vediamo è una persona che sta danzando e che stanno, c'è un tappeto tipo per un picnic, ci sono campi, ci sono colline, montagne e c'è il sole. Perciò per ora guardate un momento all'immagine, tutta l'immagine intera. E vedete che cosa è che vi attira l'occhio. Può essere l'acqua, può essere l'albero, i fiorellini, può essere la collana, le montagne. Che cosa è che, come sguardo da completo, che cosa è che vi attira l'occhio? E magari prendete nota di quello. Per un momento. Benissimo. Allora, benissimo, i fiori gialli, sì. Qualsiasi cosa che vi attira l'occhio, cerco un momento di ingrandire così passiamo un po' più da vicino ogni cosa, così si vede tutto, si vedono i fiori, le
la persona che danza, i fiori, l'albero, il posto del picnic, l'acqua. E poi le montagne più alte, le colline e l'albero stesso. E così l'immagine completa. Ok, adesso facciamo questa ultima meditazione che l'obiettivo di questo è proprio di sperimentare la libertà e la gioia. Allora, di nuovo trovo una posizione comoda con un respiro profondo. E mentre entro nell'immagine, sto entrando nel mio mondo interiore e tutto il resto diventa come sfocato. Vado nell'immagine dove il mio occhio è tirato. Posso scalare la montagna, posso volare nel cielo, posso danzare attorno all'albero, posso sedermi o sdraiarmi sul tappeto vicino ai fiori. Posso farmi un bagno nell'acqua. Posso camminare sul prato. Ovunque vado, qualunque cosa faccio, emergo la sensazione di gioia profonda che fa parte della ricchezza del sé. Questa gioia e leggerezza che mi fa muovere tutto in un altro modo. Con una fluidità che avevo dimenticato. Come se il corpo è fatta di luce o di aria. Che si muove. Con facilità. Con facilità. E mentre mi muovo, dentro di me arrivo a un punto molto stabile. Come una costanza, un occhio, con uno sguardo dolce e profondo. Lo sguardo che capisce che questa gioia fa parte di me.
Nonostante tutto, tutte le situazioni, eventi, esperienze anche dolorose della vita, ma la gioia dell'anima rimane sempre viva. E questo spazio, questo luogo gioioso è un momento per riemergere quello stato dell'anima preziosa Prendo un momento per godere l'ambiente e la vibrazione della profonda gioia dell'anima. E poi, piano piano, da questo luogo racchiuso dentro di me, con un respiro profondo, prendo contatto con il mio corpo fisico. Con il mondo attorno a me. Se c'è qualcosa che volete condividere da questa ultima meditazione, ecco, dice Daya che le foglie si trasformano in farfalle con un foulard le raccolgo e mi siedo ai piedi dell'albero a giocare con le farfalle. Dopo un po' le faccio volare e poi mi metto a seguire con i movimenti delle mani da lontano, le forme delle colline. Bellissimo, grazie Daya, bellissima esperienza. E di aver continuato il percorso nel modo proprio. Perciò, danzando attorno all'albero. Perciò grazie a tutti quanti per la vostra presenza e per aver giocato insieme e aver fatto questo percorso insieme. E ci rivedremo anche fra 2 settimane per fare un'altra esperienza simile con altre immagini. Perciò vi auguro buona meditazione, buona serata e buona creatività illimitata, di non limitarsi in nessun modo. Perciò, Om Shanti.